Ciao ragazzi, ben ritrovati lo sto Perez. Oggi siamo qua su un video un po' particolare. Le musiche possono suscitare emozioni? Assolutamente sì. Allora, in molti dicono che sono stronzate, bla 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 bla. Allora, o non sapete gustarvi le canzoni, o non ve ne frega un cazzo della musica, ora sentite una qualità talmente di merda che non si capisce un cazzo. Ecco, queste sono le opzioni perché magari uno non si emoziona oppure rimane impassibile. Allora, sinceramente io sono molto suscettibile sulle canzoni, o non so neanche se è giusto dire suscettibile. Allora, che dire, semplicemente ci sono alcune canzoni che sono belle proprio da sentire, bellissime, che danno una sensazione di felicità e pura poesia, diciamo. E infatti prima mi sono messo a cantarla, ma non riuscivo neanche perché era talmente bella che l'emozione ha preso il sopravvento. Ovviamente però non è che mi sono messo a piangere, ma gli occhi erano un po' bagnati, ecco, ma non mi cadeva nulla, ma erano un po' bagnati. Comunque la canzone in questione, tanto c'è tipo che corre, sono più veloce io, ciao. Comunque la canzone in questione è Il Cerchio della Vita, cantata da Ivana Spagna nel 1994 per il film di animazione Il Re Leone, che adesso è uscito remake, però in live action. Mi hanno detto che è stupendo, devo andarlo assolutamente a vedere. Comunque, e anche là c'è la stessa canzone, però cantata da un'altra cantante, ma con le stesse identiche parole. Bene. Poi ci sono svariate canzoni e svariate emozioni. Ad esempio, ce ne sono alcune molto tristi che mi fanno sentire un po' di angoscia, nulla di che, mi fanno sentire un po' dentro di vecchi ricordi, magari anche belli, che però non ci sono più, eccetera. Non mi fanno ricordare della gente morta, che mi è morto un amico, sì, è stato investito, però non posso dire assolutamente niente al tipo che l'ha investito, perché si è fermato immediatamente, ha cercato di soccorrere, l'ha chiamato tutti quanti e ha chiamato tutti quanti, intendendo polizia, ambulanza, eccetera. Non l'ha fatta apposta, è in colpa più il mio amico di lui, gli ha tagliato la strada ed era in bici. Lui invece era a 110 su una strada a 70, però anche se anch'io ogni tanto corro, può succedere anche a me, perché corro tanto, perché non vado a 110 su una strada a 70, ma comunque se il mio amico non gli tagliava la strada di netto era meglio. Vabbè, tralasciamo questo argomento, ma volevo informarvi perché ho anch'io pensieri negativi su cose positive che erano successe, perché lo so che devo mettere la freccia, ma l'ho messa e prima che dietro mi si è spaccata per l'ennesima volta, domani la devo aggiustare, perché appunto volevo dirvi sì che nel mio passato ho avuto anch'io cose brutte, ecco. Comunque, allora, le canzoni possono suscitare emozioni? Sì. Poi ci sono invece, c'è una canzone in particolare metal che mi piace abbastanza, non può che non l'ascolto, però si chiama Hall to the King. Hall to the King è una canzone che mi dà grinta, mi dà molta grinta, e oltre che quello mi fa sentire, anche se non è vero,
molto più potente, molto, con molta più forza, è una sensazione di superiorità, tra virgolette. Bene, ma proprio è la canzone che trasmette questa forza qua. Poi mi fa sentire addirittura, e non sto sparando una cazzata, ma non è l'unica canzone, ce ne sono molte, mi fa addirittura sentire molta meno fatica, nonostante io la faccia uguale, ma la sento meno, perché c'è qualcosa che carica, che dà grinta. Boh. Poi altre canzoni che mi piacciono moltissimo, e un'altra che mi dà una sensazione di felicità molto forte è Ci sono anch'io, degli 883, cantata da Max Pezzali. Allora, quella canzone era fatta solo ed esclusivamente per il film Il pianeta del tesoro, non mi ricordo, ma comunque è verso i primi anni 2000. Poi quella canzone là, che ormai me la ricordo a memoria praticamente, potrei mettermi a cantare anche adesso, ma non lo faccio perché faccio quanto schifo nel cantare. Vabbè, non importa. Allora, mi dà gioia, perché quella canzone potrei metterla tranquillamente su un video dove ci sono in cui c'è magari un down, oppure anche questa meravigliosa, un down, non per cattiveria assolutamente, neanche per prendere in culo nessuno assolutamente, ho anche un amico con la sindrome di down comunque, ed è una persona veramente brava, simpatica, eccetera, lavora insieme a suo padre e caspita se fa bene il suo lavoro. Allora, questa canzone qua, diciamo che mi dà una gioia parecchio alta, perché ti senti come se, anche se gli altri ti magari ti deridono, oppure ti prendono per il culo e così via, anche se magari sei da solo all'inizio, ti senti comunque un po' importante, che puoi fare qualcosa, è molto molto bella. Questa invece è sempre Ivana Spagna e è del film di animazione, non mi ricordo la data di uscita, ma è della Gabbiana e del Gatto, e anche là deve essere primi anni 2000. Allora, questa canzone qua invece è molto bella, perché descrive più o meno una l'apice di una soddisfazione che si è lottato tanto tanto per averla, perché ad esempio, per chi non ha visto il film La Gabbiana e il Gatto, che consiglio a chiunque di andarsi a pescare, che è bellissimo, alla fine la gabbianella, che non è stata allevata da dalla mamma gabbiana, ma è stata allevata da un gatto, e i gatti ce ne capivano ben poco di insegnarli a volare, no? E con questa qua invece, e poi alla fine sentono una cosa estrema che non vi dirò ovviamente, impara a volare, e questa è la canzone finale, che è molto bella, no? In cui lei non si aspettava di riuscire e invece c'è riuscita. Questa cosa qua possiamo più o meno pensarla io o chiunque che lotta e continua a lottare in continuazione senza mai riuscirci per fare una cosa, e dopo alla fine ce la fa.
e anch'io ho fatto molte invenzioni eccetera, e le ho magari scartate perché andavano male, poi le ho rifatte finché vanno perfettamente. E dopo, quando ho fatto la versione finale della mia invenzione e così via, di qualsiasi cosa, e vedo che funziona ed è molto meglio rispetto agli altri, mi dà una soddisfazione assurda. E questa canzone rispecchia tutto. Bene, poi ci sono anche appunto canzoni triste che avevo detto prima, oppure c'è anche musiche dance, che quelle invece mi danno un po' di sprint, oppure gioia, un po' di divertimento. Poi ci sono anche alcune canzoni che sono invece proprio per divertire, è più, è un'altra cosa divertirsi e avere gioia, ok? Perché esempio banalissimo ma rispecchia in pieno: diventate padre, no? Boh, perché vostra moglie fa nascere il vostro bambino. È un puro piacere di gioia quello, è una pura sensazione di gioia a livelli massimi. Ma non vi state divertendo in quel momento, eppure gioite, perché è successa una cosa meravigliosa. Se invece io vado con gli amici, divertirmi alle sagre, oppure da qualche parte, in un bar, così via, quello è sì gioia, ma è un divertimento più che gioia, ok? Sono due felicità in maniera un po' differente, d'accordo? Tutto qua. Ad esempio, una musica divertente è fatta da I Tamarri, il gruppo, me ne ho fatte due o tre. Comunque, hanno fatto Panico, paura, mi pare, di solo tre volte panico e poi paura. Simpatica e anche un bel ritmo, sinceramente. E poi hanno fatto Stiamo come i pazzi, che anche quella è molto simpatica. E poi non ricordo se l'hanno fatta loro, ma forse no, hanno fatto anche la canzone YouPorn. E quella è solo per ridersela un po' e così via. Uno, due. Bene. E basta. Tutto qua. Volevo rispondere a questa domanda che mi hanno domandato in alcuni. Non voi, altra gente. Perché, sinceramente, io vi dico, mi diverto sia con poco sia con tanto, ma riesco ad accogliere quel piacere e quelle sensazioni che per molti sono nascoste, soprattutto nella musica, perché ci sono veramente persone che sono impassibili se gli metti una musica che è una roba meravigliosa o una musica che ti dà una tristezza assurda. Sono sempre persone che non gli cambia niente, a me invece cambia tantissimo. Un'altra canzone che invece mi dà una grinta allucinante, ma dopo, a metà canzone, no, tre quarti, c'è il momento di sfogo più che si può, e dopodiché la liberazione in assoluto. Sto parlando di Attention in Question, è una musica giapponese di un anime di Detta Live. Allora, vorrei sentirla tutta quanta in italiano per riconoscere il testo. Comunque, allora, c'è proprio tre quarti di canzone. Prima la base va un po' piano, poi la ragazza dice quattro parole in croce, mi pare, e la carica sempre di più, e la quarta parola la dice tirando un'urlata più forte che può,
E quella ti dà un senso di butta fuori tutti i pensieri e liberati da tutto, scaccia tutti i miei pensieri, si libero, tra virgolette. E infatti quando subito dopo del rullo c'è solo la base con una solo chitarra e batteria praticamente, ma da non un tipo di frequenza, hanno un modo di suonare proprio che ti fa come se stessi senza nessun pensiero. Infatti ogni volta che mi fa quella base là e magari non sto guidando, oppure sono fermo, se non sto guidando, oppure se, così via, cioè meno che non ci abbiamo un pericolo in mente, mi metto così ad ascoltare quel pezzo di base là che dura 10 secondi, 15, che ho una roba meravigliosa, micidiale. Tutto qua. Bene ragazzi, e ditemi voi la vostra canzone preferita, ditemi le sensazioni che provate, ditemi se provate o non provate le sensazioni. Io sarò un po' duro, non mi ricordo se l'ho detto in questo video, ma mi pare di sì. Sarò un po' duro, ma devo dire la mia. Allora, sinceramente, se uno non prova emozione durante una canzone veramente bella e che gli piace in maniera assurda, secondo me nulla, o non gli piace la musica stessa, oppure non dimmi che scatta. Ah ok, pensavo a un'altra cosa, ci sarà dopo. Allora, oppure non sa ascoltare bene, non sa, non ha quella capacità di captare, diciamo, le cose più semplici, perché la musica, non sto facendo fatica, non sto pagando per ascoltare, beh oddio, ho speso 2.000-3.000 euro di impianto, quindi sti cazzi. Comunque cioè la musica è semplice da ascoltare, ma difficile da apprezzare e difficile da creare, ma ascoltarla, che è la cosa che io faccio, è semplice. Anche voi che ascoltate mentre parlo è semplice, ma captare quelle emozioni che dà la musica non è tanto facile. Però se uno sa apprezzare molto bene la musica, penso che senza nessuna fatica gli arrivano anche molte parecchie emozioni. Poi ci sono anche musiche che sono solo piacevoli da ascoltare e non danno nessuna emozione, tipo questa. Sono tranquillo, non mi fa né caldo né freddo. Ciao ragazzi, alla prossima. Domani non vi assicuro niente, ma domani forse live. Ciao ragazzi.